All'inizio la percezione era, tra le persone c'era indifferenza. C'era indifferenza perché questa centrale è sempre stata lì, dava lavoro, veniva percepita come una fonte economica notevole, no? E soprattutto non c'era la percezione che l'inquinamento interessasse una zona così ampia. Quello che scandalizzava era che in una regione così piccola ci fossero tre centrali a carbone. È un caso unico in Italia, eh? Ecco, una regione a vocazione turistica. Ho capito da quel momento che non si poteva più voltare la testa da un'altra parte. C'era l'Ordine dei Medici che si era espresso assolutamente in modo inequivocabile, no? C'erano i dati, c'era il registro della mortalità della provincia di Savona che dava una mortalità superiore alla media regionale e nazionale. Le istituzioni a cui ci siamo rivolte minimizzavano, per non dire che deviavano, per non dire che non rispondevano. La battaglia direi che è stata ancor più che verso la centrale, perché la centrale, per carità, fa i suoi interessi. L'istituzione pubblica ti deve difendere i cittadini, quindi deve perlomeno approfondire, vedere se c'è una qualche verità o invece possiamo stare tranquilli. Se possiamo stare tranquilli, me lo devi dimostrare. E abbiamo anche scritto alla compartecipata francese della Tirreno Power, no? E proprio per sollecitare altri che avevano a che fare con la centrale perché si rendessero conto di questi problemi, no? Allora abbiamo scritto a questa ENGIE, che allora si chiamava GDF Suez, abbiamo scritto una lettera in francese ai dirigenti. A tanti mettevamo in evidenza come i posti di lavoro difesi dai sindacati nell'azienda avevano come conseguenza la perdita di altrettanti posti di lavoro, se non di più, dei comuni turistici che avevano appunto una perdita di presenze. Proprio perché questa cosa era diventata comunque diffusa, no? La procura ha fatto le sue indagini, ha fatto tutto quello che era doveroso fare, che noi invocavamo. Dopodiché, se si è arrivati a questo, è chiaro che ne abbiamo preso atto. Non tanto, cioè, contenti non tanto della chiusura, perché nessuno ha mai voluto la chiusura, nessuno ha mai voluto togliere il pane agli operai, come ci è stato rimproverato da alcuni. Nessuno, perché il lavoro è sacro. Ma in realtà va coniugato con la salute. Siamo rimasti un po' delusi per il fatto che appunto è stato archiviato l'imputazione, appunto, di. Perché, e soprattutto, le istituzioni comunque sono state scagionate. Ecco, ai manager che sono a processo, che sono indagati, che sono. Cosa direi? Io non so, direi di approfondire, cercare di capire e poi di conseguenza, perché la responsabilità, secondo me, è quella che deve fare la differenza. Ecco. Oggi, alla luce di tutto quello che si sa e di tutto quello che è venuto fuori, oggettivamente, io non lo so, direi di farsi un esame di coscienza. Ecco, direi questo. Abbiamo ottenuto, l'hanno chiusa, quindi siamo contenti. Certo, siamo tutti contenti, ma c'è ancora da chiarire bene le responsabilità, no? Direi che non è finita la storia. Abbiamo anche pianto, eh? Non abbiamo solo combattuto, abbiamo anche pianto, quindi
Io credo che la cosa principale che viene fuori sia che bisogna impegnarsi a combattere, a non desistere. Quando di mezzo c'è una questione ambientale che riguarda la salute della collettività, bisogna farlo, al di là del risultato, perché non sempre il risultato c'è, però va fatto. E per questo che è bene che la storia non finisca con la chiusura della centrale, ma finisca con la verità accertata. Ecco, perché bisogna anche capire come siamo arrivati a tanto, no? Ecco, perché altrimenti tutte le situazioni ambientali, no, e non è l'unica questa, no? Che abbiamo, passano così, no? Nell'indifferenza e magari appunto molti continuano a pensare, ma questi sono dei colossi, cosa ci vuoi fare, no? È tutto fiato sprecato, è tutto tempo perso, no? Ecco, io non credo, io penso che vada fatto. Ecco, la lezione principale è questa, che vada fatto.